Ciao a tutti, eccomi qui con un nuovo tutorial. Oggi voglio fare qualcosa di super tropical, super wild e vediamo se mi riesce. Ho visto una live di una makeup artist che ho scoperto in questi giorni sull'Instagram di Revlon e voglio cercare di ricreare il look che lei ha fatto con la nuova palette di Revlon in collaborazione con Ashley Graham, che è la modella curvy più bella possibile, anzi la modella più bella possibile. Io la adoro, secondo me è bellissima e insomma ho visto questa live e ho detto no, voglio provare a fare questo trucco con i prodotti che ho a casa, quindi cambierò un sacco di palette perché gli ombretti, i colori che voglio sono tutti in palette diverse, ma possiamo farcela, quindi non ci resta che cominciare subito. Ok, inizio con una base diversa dal solito, ovvero la matita Night Moth di MAC, che è scurissima, è un viola super super intenso, che vado a prelevare con un pennello da sfumatura. Forse è meglio metterne un po' sulla mano, in questo modo. Vedete che è super intensa. E la vado a prelevare. Se poi non sono contenta dell'intensità, la vado a piazzare direttamente nell'occhio. Inizio a sfumarla nella parte più esterna, in questo modo. Non mi ricordo se ve l'ho già detto, ma questa è una matita labbra, però come ben sapete non c'è limite, quindi i prodotti per le labbra si possono tranquillamente usare anche per gli occhi. Se voi non avete questa matita potete usare un rossetto scuro, non un rossetto liquido, perché altrimenti non va a fare da base perché poi si secca. Con il prodotto che mi è rimasto sulle setole vado a sfumare leggermente la parte interna. Vado quindi con la prima palette, che è la In My Birthday Suit di Mola, una delle mie palette preferite, e scelgo Hot Chalk. Poco alla volta lo vado a sfumare sopra la matita. Uso lo stesso pennello per ora. Per sfumare bene anche la parte qui sopra, inizio con Come On Come On, sempre dalla In My Birthday Suit. Scelgo un pennello super fluffy e vado a sfumare. Ho scelto Come On Come On perché ha una shade molto calda, leggermente, non vorrei dire aranciata, però quasi. Dopo che l'ho sfumato un pochino, scelgo adesso un ombretto aranciato, in particolare Aftertaste dalla palette Caramel Melange di Zoeva. Anche qui pochissimo, vado a sbattere bene il pennello, lo porto qui, sfumando bene anche gli ombretti precedenti. Ne aggiungo poco alla volta, in modo da ottenere poi la sfumatura e la forma desiderata. Bene, si cambia di nuovo palette, ma ripeto, se voi avete questi ombretti singoli o in altre palette, potete usare quelli tranquillamente. Vado a scegliere la Dreamy 2, perché all'interno c'è Offline, che da qui sembra nero, invece è un viola molto intenso. Ne basta pochissimo con un pennello da ombretto piatto, proprio tanto così, e lo vado ad applicare nella parte più esterna, in questo modo, per intensificare ulteriormente. E poi sfumo ancora.
cerco di intensificare però molto l'attaccatura delle ciglia, così da non avere spazi vuoti. Bene, sfumo un altro po' di hot chalk. E ora nella parte centrale che ho lasciato libera vado ad applicare un po' di correttore per creare una base. Io preferisco applicarlo con il dito, così da sfumarlo meglio. E lo porto su anche qui, nella parte di palpebra fissa, verso il sopracciglio. E adesso vado a scegliere degli ombretti bellissimi, ovvero rullo di tamburi, Virgin Island e un po' di Alchemy di Nabla. Anche questi li applico con il dito. Cerco di pressare bene la polvere e di sfumarla poi verso l'alto. Riprendo quindi offline e lo vado un po' a ripassare così da intensificare le zone più cariche. Se serve, risfumo anche leggermente l'arancio. Dovete aggiungere e sfumare un po' alla volta fino a che non ottenete l'effetto desiderato. Ok, possiamo quindi passare al viso ed è giunta l'ora del Pore Perfection Putty Primer di Makeup Obsession London. Questo qui, il primer che assomiglia a quello di Tatcha, diciamo, eccolo qua. C'è anche la spatolina all'interno e questo è un primer che, allora, dovrebbe fare l'effetto matte e aiutare a coprire, insomma, le imperfezioni e la pelle e anche, cioè, ce la posso fare. Siero riduzione pori, però essendo un po' colorato aiuta anche a perfezionare la pelle. Ecco, andiamo a sverginarlo. Aiuto, a me dispiace un sacco, lo sapete. Prodotti nuovi. Oddio, la situazione pori è un pochetto migliorata. Vediamo come si comporta con il fondotinta. Prima però voglio prendere il mio solito pennellone e sfumare bene l'ombretto perché altrimenti non sono contenta. Come fondotinta vado a fare un mix di questi due, ovvero il Full Cover di Revolution Pro, che però è molto chiaro ed è bello strong, e un po' del Dream Urban Cover di Maybelline. Questo è scuro invece per me adesso e lo voglio applicare con questo pennello qua, che mi permette una stesura un pochetto più, diciamo, naturale, anche se sulla mia pelle non serve, perché la mia pelle ha bisogno di copertura, visto com'è ridotta. Come correttore applico il Long Stay di Astra nella tonalità 01. Lo applico sulla mano dove c'è ancora un po' di residuo di fondotinta, così si mixa bene insieme, e per stenderlo uso il pennello. Questo è un pennello da sfumatura, però si può usare anche per applicare il correttore.
così diamo anche un po' di forma al trucco. Visto che quasi sicuramente ci sarà del fallout, vado ad applicare un po' di cipria giusto qui sotto e io uso quella di Nabla in polvere libera. Non vado a settare il resto del viso perché voglio usare dei prodotti in crema anche per le guance, almeno. Torniamo agli occhi e prima di completare la parte sotto vado di Soap Brow di Revolution. Ok, riscelgo la In My Birthday Suit e Hot Chalk, sì, questo qui, e con un pennello abbastanza piatto lo porto vicino alle ciglia inferiori. E lo sfumo leggermente con Come On, Come On, questo qui. Giusto al centro prendo un po' di Virgin Island e lo vado a sfumare. Come mascara applico il Gentleman di Mulac. E vado a risaltare un po' la rima interna con una matita chiara. Questa è la Vanilla di NYX della linea Fox White. E una cosa che mi dispiace tantissimo di questi ombretti di Nabla è che dopo un po' che si applicano tendono a desaturarsi, a perdere un po' la brillantezza, diciamo. Quindi prendo un pennellino piatto, lo bagno leggermente, come voglio un azzurro bello intenso, lo vado a riapplicare bagnato. Non so quanto servirà, però ci proviamo. Cerco di fare una pasta. Meglio. Ok, direi che possiamo tranquillamente procedere con il viso e come bronzer applico il City Bronzer di Maybelline. Come blush invece questo in crema di Onirica Cosmetics che si chiama Orange Juice and Glitter, è bellissimo, è un all-over, quindi si può usare anche sugli occhi. Come illuminante di Nabla scelgo Venus Sand. Per le sopracciglia uso la matita di Astra, Geisha Brows Micro Precision Pencil. La tonalità è quella più scura. Sulle labbra applico il gloss di Astra nella tonalità 06, questo qua. Voilà, look terminato. Vi dico la verità, io senza eyeliner mi sento un po' malaticcia, non lo so, mi fa così strano. Mi piace tantissimo questo look e forse mi sento strana perché non sono abituata con questi colori,
sugli occhi questo azzurro così forte e appunto senza eyeliner è ancora più strano per me, però ci sta a sperimentare e alla fine insomma non è male come look. Mi piace molto l'abbinamento di questo viola intenso con l'arancio e il turchese. Magari proverò anche a mixarli in altri modi, facendo qualcosa di un po' più comfort zone per me, però insomma spero che comunque questa idea vi sia piaciuta e spero come sempre di avervi tenuto compagnia. Fatemi sapere se vi piace il look, se lo rifate mandatemi le foto, se guardate il video fate